Allora, ancora buongiorno, grazie di essere intervenuti così numerosi, ma ce l'aspettavamo perché il tema è caldo e l'indagine è molto interessante. Io ho avuto l'opportunità di leggerla qualche giorno fa. Io sono Lorenzo Robustelli, direttore di News, che ho l'incarico di moderare questo dibattito, ma più che altro dovrò essere un fustigatore sui tempi, perché abbiamo molti interventi interessanti e poco tempo, quindi avverto già tutti i panelist che sarò molto stretto e li inviterò a stringere al massimo. Allora, questa survey di Deloitte tanto per cominciare ringrazio anche l'onorevole Salini, che è quello che ha permesso di essere ospitati in questa sala. Da questa indagine arriva a rafforzare un clima positivo per l'economia e l'industria europea in questo periodo. Stanno arrivando notizie, numeri buoni per l'economia in generale europea, anche nel nostro paese. A sorpresa, Confindustria, come sapete tutti, di recente ha migliorato le previsioni che c'erano, andando anche oltre quelle del governo, e questo ci sorprende perché è abbastanza inusuale. Restano però alcuni grandi nodi che i direttori finanziari delle aziende europee, italiane in particolare, hanno messo in risalto, che sono alcune incertezze politiche, perché qualcuna ce la siamo lasciata alle spalle con le ultime elezioni. In Italia in particolare invece l'incertezza è ancora molto ampia, non si sa neanche quando si va a votare. Adesso probabilmente si andrà a votare a primavera dell'anno prossimo, però ancora su questo c'è molta incertezza e l'incertezza non aiuta. C'è questa nuova rivendicazione del governo italiano sulle regole comunitarie che sta lanciando, più che il governo, Renzi, che comunque è un ex premier ed è leader del partito di maggioranza, e quindi è qualcosa che ovviamente ha la sua influenza anche nella percezione che si ha nel mondo finanziario. I direttori finanziari aspettano appunto invece proprio dai governi delle indicazioni, degli strumenti per sostenere il clima positivo che si è creato. E poi un altro tema di grande interesse è questa richiesta di maggiore integrazione dell'Unione Europea, che serve all'industria europea, sulla quale però ci sono visioni diverse. Non voglio svelarvi niente, perché poi il dottor Raffo ci illustrerà i contenuti dell'indagine, ma insomma anche qui c'è una spaccatura tra Nord Europa e Sud Europa di quello che si intende per maggiore integrazione. Allora, per non essere io il primo che parla troppo, come vedete qui abbiamo già i primi intervenienti, che sono l'onorevole Massimiliano Salini del gruppo del PPE, che della Commissione Industria, Sua Eccellenza Elena Basile, che è l'ambasciatrice italiana presso il Belgio, dottor Roberto Viola, che è direttore generale del G-Connect della Commissione Europea, e dottor Riccardo Raffo di Deloitte, che ci illustrerà la ricerca. Allora, adesso passo direttamente la parola all'onorevole Salini, che ci farà il suo saluto iniziale. Grazie. L'abitudine che abbiamo deciso di avere qui è quella di evitare la liturgia dei saluti, come si fanno, lo dicevamo prima di iniziare, come si fanno in Italia. Di solito i saluti che si fanno in Italia con le autorità e le istituzioni durano molto più di tutto il convegno e della discussione di merito, quindi risultano fuorvianti. Nel nostro caso il tentativo è quello di entrare subito nell'argomento, e l'argomento dal mio punto di vista è un argomento che ci mette proprio con le spalle al muro, direi. Quindi la discussione che oggi ci proponiamo di fare è una discussione che, alla luce di una ricerca molto approfondita e molto tagliente a tratti, ci invita a domandarci che modello di sviluppo intendiamo proporre in sede politica e che tipo di pilastri intendiamo assumere nel dialogo tra mondo politico e mondo economico. Quali sono i criteri sulla base dei quali intavolare una discussione? Se l'interlocuzione è vero che deve esserci, perché i rappresentati e i rappresentanti parlano, ma quando non sanno quali sono non sono chiari i pilastri sulla base del linguaggio da utilizzare per dialogare e l'obiettivo da raggiungere, la discussione diventa un po' capricciosa. Ecco, questo è un po' lo scopo, individuare alcuni pilastri. Io personalmente non nascondo a me stesso e a noi che uno degli elementi su cui non possiamo essere evasivi è qual è, all'interno dell'Unione Europea, la leadership alla quale affidare un lavoro come quello che noi ci proponiamo di fare. Esiste o non esiste un asse franco-tedesco
che tradizionalmente ha condotto le sorti dell'Unione Europea, se esiste, che ruolo può giocare l'Italia dentro quell'asse, soprattutto alla luce di quanto è accaduto con il referendum in Gran Bretagna, qual è il tipo di proposta, non solo in sede politica, ma anche di modello di sviluppo economico possiamo fare alla luce della nostra leadership in termini di manifattura dentro un'Unione Europea che, come avrete visto, si ridomanda che ruolo ha la manifattura sul futuro dello sviluppo economico di questo continente. Abbiamo recentemente condiviso e approvato una risoluzione in cui ribadiamo la necessità che la manifattura entro il 2020, ormai questo obiettivo sarà difficilmente raggiunto, però memori delle sollecitazioni avute a suo tempo dall'allora commissario Tajani, la prospettiva era quella di raggiungere entro il 2020 il 20% di prodotto interno lordo generato dalla manifattura. Siamo molto lontani, siamo scesi del 2,7% nel corso degli ultimi 3 anni. Quindi sono molti i punti su cui vale la pena che questa discussione sia una discussione molto molto rigorosa, e per questo in questi termini concludo il mio saluto e passo la parola, penso, a Sua Eccellenza. Sì. Vorrei portare i saluti del governo italiano agli organizzatori di questo evento, che ci permetterà di confrontarci su quelle che sono le previsioni, mi sembra più ottimiste rispetto all'anno scorso, non solo della crescita internazionale ma anche di come l'Unione Europea, in particolare l'Italia, possono riflettere questi segnali del mondo. Per una volta che avevo cercato di ricordare i nomi di tutti i partecipanti, cercherò invece di essere brevissima nei saluti. Volevo però ringraziare il gruppo di iniziativa e in particolare il presidente Roberto Zangranti, naturalmente Deloitte con il CEO Italia Enrico Ciai, i direttori delle commissioni Viola e Butti, l'onorevole Gualtieri, che è il presidente della Commissione Economia, l'onorevole Salini che del Parlamento Europeo che ci ha accolto. Se ho dimenticato qualcuno, perdonatemi, ma appunto i saluti non è una situazione formale, i saluti hanno meno importanza dei pochi segnali di contributo che cercherò di dare alla discussione. Innanzitutto, come Draghi ha detto, mentre nel 2016 in ogni conferenza si esordiva con una profonda tristezza, i segnali di una ripresa internazionale sono stati riflessi poi dal rapporto, dall'inchiesta di Deloitte, e le imprese hanno, i CEO, i financial amministratori delegati delle imprese dell'area Europa, Medio Oriente e Africa hanno naturalmente riflesso questi segnali più positivi. Io direi innanzitutto due cose: il fattore il petrolio ancora basso e una politica espansionista monetaria che iniziata con la Fed, ma insomma che Draghi ha perseguito in Europa e che sembra, anche se l'inflazione sia arrivata in alcuni casi al 2%, non sarà, come era stato previsto, brutalmente cambiata finché questo avvicinamento non verrà considerato più solido. L'Italia è fanalino di coda, sappiamo perché, i mali del nostro paese li conosciamo, sono mali eterni, vorrei dire, la burocrazia, una riforma della giustizia che ancora non si è realizzata, un malcostume che esiste in alcune parti d'Italia di cui dobbiamo pur fare ammenda, e soprattutto poi un settore delle grandi imprese. Noi abbiamo il 20% di imprese internazionalizzate che guidano gli sport italiani, ma devono crescere. Piccolo era bello negli anni 80, non lo è più. Come dice il ministro Calenda, dal 30% del nostro GDP dobbiamo passare a un 50%, come ha fatto la Germania, con delle riforme che gli sono state riconosciute. E però è anche vero che qualcosa l'abbiamo fatta in Italia, e naturalmente come rappresentante del governo non posso che valorizzare la riforma del mercato del lavoro, anche le procedure della giustizia, come sapete meglio di me, per quel che riguarda il fare impresa sono state accelerate, nel settore bancario che presenta le fragilità che conosciamo qualcosa anche è stato fatto e si continua a fare. Anche nella pubblica amministrazione, come sapete, c'è stata una riforma, rimane il nodo della dirigenza pubblica.
L'Italia sì, però come è stato detto questa è una discussione che riguarda anche e soprattutto l'Europa, perché se l'Italia deve fare le riforme, io darei dei segnali di ottimismo, nel senso che poi in fondo la continuità politica c'è stata se andiamo a votare e questa legislatura terminerà nel 2018, ma dirò ancora di più, io credo che il centrodestra e il centrosinistra abbiano entrambi gli schieramenti una concezione abbastanza omogenea del dovere di modernizzare il paese, quindi le riforme sono il traguardo che rimarrà stabile per la leadership politica italiana. Prima che mi tronchino brutalmente, vorrei dire che accanto però a queste riforme del paese Italia c'è bisogno che in Europa alla condivisione, a questo coordinamento fortissimo che c'è stato finora delle politiche monetarie dei singoli stati, si affianchi quella che l'Italia da tempo considera essenziale, che è la condivisione del rischio. Non si può avere solo e soltanto contenimento del rischio che non sia accompagnato da una condivisione del rischio, e credo che il dibattito oggi in Europa debba soprattutto portare a questo, e quindi a un'unione bancaria completa, un'unione monetaria europea differente, e forse l'asse franco-tedesco col bilancio europeo e il ministro delle finanze potrà imporre questa svolta. Mi fermerei qui perché ci sono tanti relatori molto più addentro nei dossier che ci potranno dare gli elementi più interessanti, e mi scuso sin da ora se non potrò stare con voi fino all'ultimo, perché purtroppo oggi ci sono 4 eventi che non ho potuto gestire in modo diverso. Grazie. Grazie, forse deve spingere il microfono. Grazie ambasciatrice, adesso passiamo a una partita dal Parlamento, saremo una commissione che ha a mano un pacchetto importante per lo sviluppo, la DG di Roberto Viola. Prego. Grazie mille. L'onorevole Salini mi ha esentato dai i saluti, ma un grazie lo devo dire per l'invito e per l'organizzazione di questo interessantissimo incontro. Io ho il piacere di essere qui oggi con Marco Buti un po' per portare quelle che sono le riflessioni che facciamo quotidianamente in Commissione europea su come aiutare l'Europa a crescere e l'Italia nell'Europa a crescere. Con molto rispetto inizio citando Papa Francesco, che in una recente intervista ha detto: l'Europa senza una maggiore integrazione non ha futuro. E io questa affermazione del Papa la voglio commentare partendo da quello che può essere un futuro europeo, e quando si guarda alla trasformazione della nostra società, a quello che avverrà fra 10 anni, se guardiamo un pochino un po' più in là del quotidiano. Ecco, quello che avverrà è che tutto quello che noi conosciamo come mondo di interazione, di servizi, di produzione, diventerà digitale. Questa rivoluzione industriale, sta chiamata la quarta rivoluzione industriale, ha sconquassato già abbastanza il mondo e lo farà ancora di più, ancora di più. Avete visto quello che è successo in settori tradizionali, spazzati via, settori che sono cambiati completamente, aziende che dal nulla sono nate e adesso sono le aziende a più grande capitalizzazione del mondo. Ecco, questo è solo l'inizio. Il settore delle banche, delle assicurazioni, delle auto, cambierà tutto completamente, con tante belle notizie. La sanità personalizzata, che costa di meno, che cura meglio, i servizi pubblici trasformati, auto più sicure, strade più sicure, meno inquinamento, ma anche tante questioni che ha di fronte l'Europa. Qual è il futuro del lavoro di fronte alla robotica, all'intelligenza artificiale? Qual è la chiave della competitività, dello sviluppo per una struttura, un tessuto industriale come quello italiano, fatto da tante piccole e medie imprese? Come porci di fronte a tutto questo? Io credo, il panel successivo, Marco è molto più bravo di me nell'interpretare i chicchi di caffè della macroeconomia, io ho una mia teoria e me la tengo e ve la dico, voglio dire, come in medicina ci sono i sintomi che mascherano le malattie più gravi e alle volte i medici brancano un po' nel buio perché cercano di curare quei sintomi là. Quelle cose che molto di quello che stiamo vedendo, la bassa crescita dell'Europa, la bassa crescita dell'Italia,
le crisi varie mascherano una cosa più profonda, che è questa trasformazione epocale che stiamo vivendo del mondo della produzione, del lavoro, della nostra società. Se questo è vero, esiste purtroppo un sistema che deve essere un po' un circolo vizioso, deve essere spezzato fra la bassa crescita, l'incapacità di investire, che poi si riverbera a sua volta in effetti macroeconomici negativi. Quindi questo, gli ingegneri chiamano circolo a retroazione negativa, sta un po', diciamo, avvitando e avviluppando l'Europa e soprattutto l'Italia. I determinanti della crescita, se uno crede a questa teoria, poi ce ne sono tante altre, voglio dire, diventano i determinanti fondamentali dell'innovazione. E allora lì io mi sento di lanciare un campanello allarme. L'Italia investe in ricerca e sviluppo meno del 2% del PIL. È proprio il dato più basso nei paesi più avanzati d'Europa. È un dato che certi miei colleghi non italiani dicono, ma l'Italia come fa a non accorgersi che questo è un'emergenza? In Italia il numero di laureati in materie scientifiche, quindi matematica, fisica, ingegneria, è di nuovo fortemente sotto la media europea. Ecco, già questi due dati da soli, se cambiassero, ovviamente questi sono dati che cambiano nel brevissimo, ma nel medio, se diventano un obiettivo per la classe politica, questo significa in crescita qualcosa che qualcuno dice 2-3 punti, cioè alcuni economisti hanno preso il sistema finlandese, l'hanno calato, diciamo, sulla realtà italiana facendo una simulazione, lo stesso numero di laureati in materie scientifiche, gli stessi investimenti in ricerca e sviluppo, e il quadro della crescita secondo loro cambia. Io tendo a credere a questa teoria nel medio, ovviamente come arrivarci. Allora, l'Italia non può fare questo percorso da sola, non lo può fare da sola la Germania, non lo può fare da sola la Francia, non c'è nessun paese in Europa che sostiene questo impatto così devastante delle nuove tecnologie. Per questo bisogna lavorare insieme in Europa, per questo questo convegno, queste riflessioni hanno senso e bisogna anche un pochino avere la forza di andare oltre il contingente. Sono molto contento del sentimento dei CFO, che è un sentimento positivo che adesso lei ci racconterà, però si legge anche un po' l'orientamento a corto termine, che è giusto, un direttore finanziario non è che pensa al futuro delle generazioni successive. In questa sede, in questa alta sede, io penso dobbiamo commentare quella che è la ricerca, ma anche cercare di legarla a quello che è un futuro sostenibile per l'Europa e per l'Italia. Grazie. Ed eccoci alla ricerca, che qualcuno di noi ha letto, ma non tutti, e il dottor Raffo adesso ce le illustrerà nei punti principali. Buongiorno, mi limito a un buongiorno e un grazie a tutti, grazie per l'invito e grazie per la partecipazione e per il tempo che dedicherete. Cerco di sintetizzare, di esporre questa ricerca, questa analisi che abbiamo fatto con i CFO e che portiamo avanti due volte all'anno. Ma prima vorrei dirvi perché ci rivolgiamo ai CFO, perché ci interessa in modo particolare quello che dicono i CFO. Perché i CFO nel mondo degli operatori economici sono dei soggetti che hanno parecchie relazioni, raccolgono parecchie informazioni dagli altri operatori, in qualche modo le elaborano, le analizzano e riescono in base a quello che raccolgono a darci una loro impressione sull'andamento non solo della loro azienda ma anche degli operatori con cui si interfacciano. Troviamo un riscontro spesso e volentieri di quello che ci dicono i CFO in quello che accade successivamente, perché i CFO quando ci dicono che le cose vanno meno bene effettivamente a posteriori nel giro di qualche mese riscontriamo un andamento non particolarmente positivo. In quest'ultima ricerca che abbiamo, stiamo parlando di una ricerca condotta alla fine del primo trimestre 2017, quindi con risposte analizzate tra aprile e maggio, iniziavano ad indicarci un sentiment positivo ed effettivamente questo sentiment positivo andiamo a vedere oggi che viene ripreso e confermato da autorevoli fonti, dal Fondo Monetario Internazionale. La stessa Istat settimana scorsa ha dato delle indicazioni positive su quelli che sono gli indici della fiducia dei consumatori e delle imprese. Quindi effettivamente i CFO ci vedono e riescono in qualche modo a dire quale sarà l'evoluzione prospettica.
La nostra ricerca, come dicevo, viene portata avanti due volte all'anno, al termine del primo trimestre e al termine del terzo trimestre, e coinvolge i 19 principali paesi europei, quindi tutti i principali paesi dell'area euro e anche i principali paesi al di fuori dell'Unione Europea, tra cui appunto Russia, Turchia e Regno Unito. Coinvolge periodicamente circa 1600 CFO di tutti i settori, dei principali settori dell'economia, e sostanzialmente rappresenta sia le aziende di grandi dimensioni che le aziende di medio-piccole dimensioni. Allora, vediamo qual è, rispetto a sei mesi fa, il sentiment dei CFO, il sentiment dei CFO sulle prospettive economico-finanziarie della propria società, perché la domanda che abbiamo rivolto ai CFO è sempre relativa alle aspettative nei confronti della propria società. E le aspettative sono positive, perché abbiamo un differenziale netto a favore degli ottimisti del 25%, quindi sono più i CFO in Europa, sono più i CFO ottimisti, sono più i CFO che prevedono una crescita delle variabili importanti della loro azienda, questo nei prossimi 12 mesi. Questa positività l'abbiamo anche tra i CFO italiani, anche se ha una positività inferiore, e i CFO italiani positivi sono meno dei CFO europei. Abbiamo poi chiesto ai CFO come percepiscono il grado di incertezza per la propria società a seguito delle situazioni difficili del paese di appartenenza, quindi in che modo la situazione economico-finanziaria del paese di riferimento può influenzare la propria società e quindi il grado di incertezza alto o basso che i CFO percepiscono. E la risposta è una risposta, diciamo, migliorativa rispetto a quanto avevamo raccolto sei mesi prima, ma rimane comunque una situazione preoccupante, nel senso che il 55% dei CFO ritengono che la situazione del paese, la situazione economico-finanziaria del paese di riferimento provochi un livello di incertezza elevato per la situazione competitiva della propria azienda. Questa percentuale è particolarmente elevata nel Regno Unito, a causa ovviamente dei timori legati alla Brexit, è particolarmente elevata in Grecia e in Turchia, per ovvi motivi, è particolarmente elevata anche in Germania, probabilmente anche per un'attitudine dei CFO tedeschi, ma pensiamo anche per un rallentamento che c'è stato nelle esportazioni nella prima parte dell'anno. In Italia la percentuale è più bassa, questo probabilmente vuole semplicemente dire che i CFO italiani sono più abituati a convivere con le situazioni di difficoltà del paese, sanno che le proprie società sono in grado in qualche modo, perché abituate a questa situazione difficile. Abbiamo chiesto ai CFO quali sono le minacce che più li spaventano nel breve periodo, quindi nei prossimi 12 mesi, e abbiamo dato un ventaglio di una ventina di possibili situazioni negative, e con una certa sorpresa i CFO non ci hanno indicato timori sull'economia globale piuttosto che l'avvento di competitor disruptive, ma si sono concentrati su alcune cose molto pratiche, molto pragmatiche. Sono molto preoccupati della burocrazia, delle modifiche normative, degli oneri regolamentari, sono preoccupati delle situazioni di instabilità di politica interna e sono preoccupati da un possibile calo dei mercati locali, della domanda interna. Quindi una preoccupazione più locale e regolamentare. E allora abbiamo chiesto loro se questo è un buon momento per assumersi dei rischi per le imprese, se è un buon momento per investire. E in realtà i CFO, qui con delle risposte molto omogenee a livello europeo, ci stanno dicendo che non è un buon momento, quindi ci sono dei momenti migliori per investire, questo non è un buon momento, però nello stesso tempo quando andiamo a fare qualche domanda più specifica sulla necessità o meno di assumersi dei rischi, ci dicono sì, non è un buon momento, ma è assolutamente necessario assumere rischi e investire. Questo la stragrande maggioranza dei CFO.
E allora le priorità strategiche quali sono secondo i SEFO? Sono priorità strategiche che si spostano da una strategia più difensiva che avevamo rilevato nelle edizioni passate della ricerca a una strategia, a strategie più espansive. Quindi i SEFO tra una certa possibilità di strategie che erano state loro indicate hanno scelto ai primi 5 posti 4 strategie aggressive. Al primo posto l'innovazione, quindi la ricerca di nuovi prodotti e nuovi servizi. Al secondo posto invece una strategia difensiva, quindi il contenimento, il controllo dei costi, che continua a rimanere un'area, un focus di attenzione molto forte per i CFO, ma poi anche la crescita inorganica, quindi la crescita tramite acquisizione, l'espansione su nuovi mercati e la crescita organica. Di fronte a domande specifiche sulle previsioni circa le principali variabili delle proprie aziende, i CFO ci hanno indicato nella stragrande maggioranza di avere delle aspettative molto positive in termini di crescita del fatturato, crescita dei margini operativi e crescita degli investimenti. In particolare 58 CFO su 100 in Europa ritengono che la propria società nei prossimi 12 mesi aumenterà il fatturato. In Italia abbiamo addirittura un 45% dei CFO che pensano che nei prossimi 12 mesi ci sarà un incremento dei loro margini, dei margini dei risultati, quindi sono informazioni molto positive, c'è un certo ottimismo in questo. Anche sugli investimenti i CFO vedono con positività una crescita, perché a livello italiano addirittura il 31% dei CFO pensano che la propria azienda investirà di più e a livello europeo un 24%. Questo vuol dire che gli altri investiranno nella stessa maniera, questi sono quelli che prevedono maggiori investimenti. E infine, ecco, la nota dolente che si ha un po' da questo sondaggio riguarda invece l'occupazione, perché quando chiediamo a ciascun CFO se nella propria azienda aumenterà il numero di impiegati, in realtà a livello europeo solo l'11% prevede un incremento e, ahimè, a livello italiano siamo a un 2%, quindi sostanzialmente siamo vicino allo zero, che significa che abbiamo lo stesso numero di CFO che prevede un aumento dell'occupazione nelle proprie aziende rispetto al numero di CFO che prevede invece una diminuzione delle persone, delle risorse nella propria azienda. Fin qui abbiamo fatto quindi domande focalizzate sulle singole società, sulle società del CFO. Poi siamo andati un pochino oltre e abbiamo voluto chiedere ai CFO cosa pensano del sistema paese, del sistema Italia e cosa pensano del sistema Europa. Sostanzialmente sul sistema Italia abbiamo fatto due domande: quali sono gli elementi, le criticità del sistema Italia che maggiormente penalizzano la situazione economico-imprenditoriale del Paese? E si è fu anche qui, di fronte a un'ampia varietà di risposte che avevamo cercato di sottoporre loro, ci hanno sostanzialmente detto che sono preoccupati e spaventati dell'eccessiva burocrazia, dell'eccessiva incidenza delle imposte, e fin qui direi niente di nuovo, e delle corruzioni, delle illegalità e delle frodi. Quello che ci ha stupito di fronte a un ventaglio di potenziali risposte molto ampie è che i CFO si sono concentrati in maniera molto, molto elevata su queste risposte. Pensate che ad esempio l'eccessiva burocrazia è stata indicata come problema da oltre il 70% dei CFO italiani, quindi una percentuale molto elevata. Per quello che riguarda le priorità di politica economica del governo, anche qui limitate a un arco temporale di breve periodo, di 12 mesi, i CFO ci hanno indicato che al primo posto continua a rimanere la riduzione delle imposte dirette sui redditi d'impresa, al secondo posto il controllo, la riduzione diciamo dei costi del pubblico impiego e la riduzione del debito pubblico, la riduzione poi del cuneo fiscale, la lotta determinata all'evasione e infine il sostegno agli investimenti da parte del governo, quindi sostegno agli investimenti delle imprese. Direi che dal punto di vista italiano mi sembra che fossero tutte cose ampiamente conosciute, ampiamente
anche nell'agenda del governo, direi, no? Però i CFO ci stanno dicendo è necessario continuare a lavorare su queste aree. Qualche cosa nuova ce la dicono sull'Europa, forse perché sull'Europa sono stati ancora poco interpellati, e allora abbiamo chiesto loro le ragioni del diffondersi di questi sentimenti anti-europeisti in Europa, e le risposte sono sostanzialmente dovute a tre cause, secondo i direttori amministrativi finanziari. La prima causa è una diversità fra Stati membri con interessi e finalità, interessi nazionali troppo divergenti tra loro. Quindi c'è un problema legato a interessi differenti tra i vari paesi. Un'assenza di un'unione politica solida, forte, strutturata, che viene identificata come seconda causa, e infine una inadeguata e inappropriata gestione dei flussi migratori, che secondo i CFO costituisce la terza causa dei movimenti antieuropeisti. Abbiamo allora chiesto ai CFO di indicarci, tra possibili soluzioni, qual è la strada secondo loro, a loro avviso, migliore per realizzare in modo proficuo un'Unione Europea che convinca i cittadini, che sia forte, che sia duratura. Abbiamo chiesto se fosse opportuno un rallentamento del processo di integrazione, e in realtà i CFO su questo non sono d'accordo, per cui abbiamo avuto risposte praticamente vicino allo zero da questo punto di vista. Sono tutti molto convinti che l'Europa debba andare avanti e debba andare avanti in modo rapido e spedito. Poi però si dividono a seconda del paese di appartenenza sulle soluzioni. I CFO dei paesi del nord, dei paesi più solidi da un punto di vista economico-finanziario, quindi dei paesi più virtuosi, privilegiano un'Europa a più velocità, cioè dicono nella stragrande maggioranza che bisogna costituire dei blocchi differenti e bisogna favorire un'Europa a diverse velocità. Al contrario, i CFO dei paesi del sud, quindi del sud Europa, Spagna, Francia, Italia, Grecia, privilegiano un'integrazione determinata, forte, veloce, ma comunque un processo di integrazione unico, ma ancora più diretto a raggiungere l'obiettivo. Infine abbiamo chiesto, prendendo spunto dalla Brexit, abbiamo chiesto ai CFO di tutta Europa se ritengono probabile che nei prossimi 5 anni ci siano altri paesi che possano uscire dall'Unione Europea, che possano lasciare l'Europa. E le percentuali di risposta sono state molto elevate, pensando che a livello europeo il 33%, ma a livello italiano addirittura il 45% dei CFO ritiene probabile l'uscita di qualche altro paese dall'Unione Europea nei prossimi 5 anni. Allora, un po' provocatoriamente, abbiamo chiesto questo solo ai CFO italiani, se questo paese possa essere l'Italia, e abbiamo avuto dal 23% dei CFO una risposta positiva. Quindi noi abbiamo in Italia, o comunque tra i 1600 CFO che abbiamo intervistato, il 23% di CFO che ritengono probabile l'uscita dell'Italia nel prossimo quinquennio dall'Unione Europea. Dall'altro lato, ovviamente, ne abbiamo il 77% che la pensa diversamente, fortunatamente, dico io. Però deve far riflettere una percentuale così alta di CFO che pensa che sia probabile l'uscita dell'Italia dall'Unione Europea. Io spero che questa breve esposizione possa costituire un punto di riferimento per il successivo dibattito, e vi ringrazio. Allora, ringrazio i primi interventi e devo ringraziare, colpevolmente ho dimenticato, intanto di ringraziare i deputati che sono qui presenti in sala, l'onorevole Gardini, l'onorevole Costa, l'onorevole Sennaggiotto, l'onorevole Pogliese, l'onorevole Benifei che è passato, l'onorevole Ciocca del Rega, sono tutti parlamentari che sono stati presenti o sono qualcuno ancora presente.
Poi ovviamente bisogna ringraziare chi ha organizzato questa cosa, che oltre che l'onorevole Sarini, c'è Dorita, Confindustria, il gruppo di iniziativa italiana che è stato, che è quello che mi ha contattato per primo, lo Janus Group e l'IBN, che sono appunto coloro che hanno reso possibile questo evento di oggi. Quindi adesso passiamo al panel previsto successivamente. Siamo un ritardo costante da 25 minuti, quindi chiamerei a salire nei posti che adesso l'organizzazione sta assegnando l'onorevole Roberto Gualtieri, presidente della Commissione Economica del Parlamento, l'onorevole Salini è già qua, la dottoressa Panucci, direttore generale di Confindustria, dottor Buti, direttore generale della DG Ecofin, Ecfin, e dottor Roberto Mannozzi, CFO di Ferrovie. Forse andiamo. Ah no, c'è posto per tutti lì, non mi devo spostare. Non è stato assegnato. Bisogna sempre fare un po' di tutto in questa Europa. Sono gli effetti dell'austerity. L'austerity. Poca politica e tanti servizi. Allora, credo sia inutile, anche per questione di tempo, che vi presenti i protagonisti di questo panel, sono tutte persone a voi ben note. Io ricomincerei dalla politica, dall'onorevole Gualtieri. Invito ovviamente tutti quanti ad essere molto brevi, i deputati lo sanno fare perché sono abituati a farlo qua, chi non è deputato saprà prendere esempio. Allora vorrei, una cosa interessante di questa ricerca, un aspetto molto politico, è questa spaccatura geografica tra i paesi del nord Europa e del sud Europa riguardo all'integrazione europea, cioè chi dice andiamo a due velocità che sono nel nord e invece tutti quanti gli altri più che altro in zona sud, che dicono è necessaria una maggiore cooperazione tra tutti i paesi. Ecco, dato per scontato che qualcosa in questo senso va fatto, è possibile trovare una via che coinvolga tutti e tranquillizzi tutti quanti a suo giudizio? Ma grazie, intanto grazie per l'invito e per l'opportunità di discutere, anche Deloitte per la ricerca. Ma io penso, devo dire che insomma, questa differenza non mi appare così significativa, cioè c'è, ci mancherebbe che non ci fosse, diciamo così, una differenza di accento. Tenderei a considerare più la notizia sulle tue dimensioni limitate, nel senso che è un po' scontato, diciamo, che questa differente prospettiva, e ovviamente i paesi core più inclini, diciamo così, a un approccio differenziato rispetto ai paesi cosiddetti periferi, poi qui siamo di area euro, stiamo parlando, quindi già dentro quella che non è un'integrazione differenziata, naturalmente molto di più, ma comunque è una differenziazione nel processo di integrazione. Quindi tutto sommato quello che a me colpiva della ricerca è la sostanziale coincidenza tra il sentimento dei CFO e quello che appare sempre più dai dati come, diciamo, una ripresa economica superiore a quella delle aspettative, che si accompagna anche a un dato politico di maggior robustezza, diciamo così, solidità dell'Unione rispetto a quello che era ritenuto un rischio di disgregazione molto 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 accentuato. Questo non è frutto del caso, a mio giudizio, è frutto di politiche giuste che sono state svolte, innanzitutto dalla BCE in primo luogo, naturalmente, ma anche dall'uso intelligente che è stato fatto della politica di bilancio da parte di questa Commissione europea, anche su stimolo di Stati membri, tra cui l'Italia, che ha consentito di alla fine adottare una posizione fiscale aggregata
compatibile con la necessità di non soffocare sul nascere questa ripresa. Ciò non era scontato, perché un'applicazione burocratica delle regole avrebbe prodotto altri esiti, alla fine non positivi. Il nostro inedito assetto di istituzioni e di regole finanziarie, soprattutto del settore bancario, fortemente incompleto, tuttavia di fronte a dei primi casi concreti ha dimostrato di possedere dei margini sufficienti di flessibilità da poter essere applicato in modo intelligente e conforme alle regole. Insomma, questo ha contribuito, sta contribuendo, ecco, il fatto che noi siamo in grado di gestire questo quadro anche di fronte a crisi complicate e di avere degli esiti che minimizzano le perdite e i costi è un atto, un elemento positivo che dà un certo grado di solidità al sentimento di fiducia. Lo strumento del sostegno condizionale ai paesi in grave crisi, con un percorso molto tortuoso e costellato di errori, tuttavia nel caso della Grecia ha dimostrato che irreversibilità dell'area euro, può essere concretamente attuata, e che questo strumento della condizionalità consente aiuti anche di cosiddetto bailout, e a sua volta è in grado di avere un certo grado di incidenza anche in condizioni politiche potenzialmente avverse. In realtà abbiamo un grado di attuazione delle riforme positivamente molto alto da parte dell'attuale governo greco, che quindi tutto questo arco di cose che non sono date in natura, sono poi l'effetto di scelte politiche giuste, contribuisce secondo me a questo quadro. E tuttavia arrivo naturalmente alla domanda sull'integrazione differenziata, sarebbe un atteggiamento a mio giudizio piuttosto incauto quello di adagiarsi sugli allori, non vedere anche che questa è una condizione di partenza per affrontare delle sfide molto difficili e non è un risultato acquisito su tutti i profili, compreso quello della sfida populista, ma anche su quello della natura di questa crescita. Noi oggi abbiamo una ripresa ciclica che peraltro investe l'occupazione, che peraltro presenta gradi di convergenza delle politiche macroeconomiche superiori a quelle del passato, e tuttavia abbiamo una ripresa che vede ancora un fortissimo grado di disoccupazione, ma anche di cattiva occupazione. Abbiamo un livello di investimenti ancora insufficiente, soprattutto per misurarsi con la transizione così impegnativa che ci è stata prima sommariamente descritta. Abbiamo delle asimmetrie fiscali macroeconomiche molto, molto significative. Abbiamo ancora un livello insufficiente di afflusso di credito all'economia. Insomma, abbiamo complessivamente un quadro di maggiore stabilità, di maggiore tenuta, ma ancora inadeguato a rilanciare fino in fondo lo sviluppo. Questo vale anche sul quadro finanziario, è stato detto, non mi sottraggo a questo. Naturalmente, se siamo riusciti a evitare incidenti, allo stesso tempo abbiamo questi episodi ci dicono che abbiamo un quadro ancora incompleto. Cosa sarebbe avvenuto se in Spagna non si fosse trovato il compratore in assenza di un sistema di garanzie dei depositi comune? Abbiamo una normativa di recovery and resolution che è entrata immediatamente in vigore, ma non abbiamo inevitabilmente ancora costruito i buffer di debito che può assorbire le perdite, quindi abbiamo una asimmetria. Il fatto che si sia stato in grado fino adesso di gestire in modo intelligente questa situazione non significa che questa situazione non vada affrontata alle sue radici, quindi che l'unione bancaria vada completata. Io peraltro vorrei dare qua un messaggio rassicurante, perché vedo sulla stampa italiana un fervore di interpretazioni catastrofiste circa l'imminente cambio delle nostre regole per ritorsione a soluzioni che in realtà sono soluzioni giuste, che sono state peraltro definite dalle autorità europee in piena applicazione delle regole, che a mio giudizio hanno rafforzato, non indebolito l'unione bancaria. Non appare all'orizzonte tutto ciò, non appare all'orizzonte alcuna revisione prima del tempo del nostro sistema legislativo riguardo la BRRD,
riguardo la comunicazione di utili di Stato, quindi invito, diciamo, a non autoprodurre effetti ansiogeni nell'opinione pubblica e tra gli operatori economici rispetto a circostanze che non mi sembrano ci siano. Naturalmente ci sono delle sfide che riguardano tutti, noi giustamente chiediamo completamente unione bancaria, giustamente ci rendiamo conto per affrontare quei problemi che riguardavano i limiti della ripresa attuale, gli strumenti attuali di coordinamento delle politiche fiscali appaiono insufficienti e quindi occorre rafforzare il coordinamento delle politiche economiche, costruire per tappe un'integrazione delle politiche fiscali. Noi abbiamo fatto delle proposte come Parlamento, le Convergence Guidelines, nel Reflection Paper della Commissione ci sono delle cose molto importanti da questo punto di vista, anche finalmente si riconosce l'importanza di una funzione di assorbimento degli shock asimmetrici e quindi la costruzione di una capacità per compensare i mancati investimenti o meglio, come io riterrei meglio, per sostenere la disoccupazione ciclica. Ma insomma questi temi sono posti all'ordine del giorno. Perché si vada avanti lungo questa strada naturalmente occorre che tutti gli attori facciano la propria parte, quindi che naturalmente il percorso di riforme proceda in tutti i paesi, che i problemi di legacy vengano affrontati, purché ovviamente ciò avvenga in modo intelligente. È chiaro che un atteggiamento proattivo dal punto sul piano dei crediti deteriorati da parte del Paese, nella misura in cui sarà possibile costituire con regole sensate un asset management company, è meglio che attendere che soluzioni vengano, diciamo così, cucinate e magari in condizioni meno favorevoli a Bruxelles. Quindi, come dire, non c'è spazio per complacency, come si dice qui, ma c'è una necessità da parte di tutti di muoversi in questa direzione, in un quadro, e concludo arrivando alla domanda vera e propria, in cui io trovo perfettamente combinabile la sfida dell'integrazione differenziata dove è necessario con la tenuta del quadro giuridico dell'Unione. L'integrazione differenziata nasce e deve essere non una integrazione parallela intergovernativa, ma uno strumento previsto dal diritto dell'Unione per consentire livelli maggiori di integrazione quando l'opzione che deve rimanere sempre è quella preferenziale, cioè quella della partecipazione di tutti, non risulta possibile. Io penso che questo strumento potrà essere usato e io non amo confondere l'integrazione, due velocità con l'area euro, il tema dell'approfondimento dell'unione economica e monetaria, che per definizione, come è noto, non coincide con l'Unione Europea, a sua volta, come ho appena detto, richiede un impegno particolarmente forte. Spero che gli Stati membri sostengano positivamente, come il Parlamento fa, l'impostazione della Commissione. Concludo con una parola su Brexit. Brexit è una sfida molto impegnativa, può essere anche un'opportunità purché non si trasformi in una competizione disordinata dei singoli paesi, ma invece come una sfida che impone anche qui sul terreno della nostra architettura finanziaria. Cioè se si dice, come alcuni dicono, l'ha detto Villeroy de Gagliot, allora abbiamo un eccesso di risparmi sopra gli investimenti, questi risparmi attualmente sono intermediati fuori dall'area euro, adesso abbiamo l'opportunità di farlo noi e di creare le infrastrutture e anche rafforzare l'unione del mercato dei capitali e cercare di costruire questo circolo virtuoso tra innovazione, completamento del mercato unico, integrazione finanziaria, investimenti pubblici e privati e riforme. Ecco, perché ciò avvenga naturalmente è necessario che si colga fino in fondo la sfida di una costruzione di strumenti comuni di integrazione del mercato dei capitali e non di una competizione a ribasso da centri finanziari per accaparrarsi cose che o stanno insieme o alla fine non verranno sul continente. Questo è è uno dei tanti moniti che io penso noi dobbiamo avere presenti, nel mentre invece comunque con un certo grado di sollievo possiamo constatare che questo 2017 appare migliore al 2016, ma questo significa appunto che è una sfida che non possiamo permetterci per l'ennesima volta di non cogliere positivamente. Dobbiamo fare molte cose, abbiamo la
possibilità di ottenere risultati importanti per l'Italia e per l'Europa, ma magari dell'Italia più specificamente parleremo nel prossimo giro, ma è importante se ce la facciamo, altrimenti avete perso il mio fondamentale pensiero sull'argomento, ma vi ringrazio per l'attenzione. Adesso vorrei sentire le aziende, se la dottoressa Panucci è pronta, perché appunto noi stiamo ragionando su quello che dicono i vostri direttori finanziari, ma sentiamo che cosa hanno da dire qui dopo questi interventi. Avete sentito Commissione, cosa ne pensa? Avete sentito Parlamento, parleremo un altro pezzo di Commissione, speriamo di fare alcun altro giro. Prego. Grazie innanzitutto per questo invito e grazie per la ricerca di Deloitte, che offre sempre spunti molto interessanti, e la seconda alla quale partecipo nel giro di pochi mesi. Devo dire che sono occasioni di confronto e di dibattito sicuramente molto stimolanti. Dalla ricerca emerge un sentiment che io diciamo, mi sento di dire diffuso e condiviso anche a livello più largo da parte delle nostre imprese. Lei ricordava, abbiamo presentato il 28 giugno scenari economici, il nostro rapporto di previsione che presentiamo appunto tre volte l'anno, in cui abbiamo rivisto significativamente verso l'alto le stime di crescita, ed è una cosa che, come giustamente richiamava, non accade frequentemente, anzi non accade quasi mai. L'abbiamo fatto per ragioni, diciamo, di adeguamento statistico, perché i dati Istat erano migliorativi e ci sono state delle correzioni successive, ma anche perché effettivamente ci sono dei miglioramenti sullo scenario sia globale che europeo che italiano, che abbiamo incorporato nelle nostre stime. Quindi siamo usciti con un dato dell'1,3% di crescita del PIL a fine 2017 contro, mi pare, lo 0,9 precedente, e dell'1,1 a fine 2018 contro l'1% precedente. Questo perché? Perché il commercio globale è ripartito, perché c'è una ripresa corale a livello di tutti i paesi, sia appunto paesi terzi sia paesi europei, e c'è un ritrovato clima di fiducia in Italia da parte delle nostre imprese. Vanno molto bene le esportazioni, abbiamo dei dati significativi che abbiamo segnalato nel nostro rapporto. Stimiamo a fine 2017 un incremento del 4,6% e a fine 2018 del 3,9%, e soprattutto aumenta significativamente la qualità dei beni esportati, più 31,3% dal 2000 contro un più 20,8% tedesco. Questo vuol dire che le nostre imprese hanno intrapreso una strada molto importante in termini di investimenti, di innovazione, di ricerca del valore aggiunto nelle proprie produzioni, che dà diciamo, questi risultati in termini di esportazione. Non avendo più per fortuna lo strumento delle svalutazioni competitive, abbiamo uno strumento di valorizzazioni qualitative, cioè delle nostre produzioni, che trovano sempre più spesso mercati all'estero. Questo è dovuto anche ad una buona politica che i governi degli ultimi anni hanno messo in campo per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese, e ad una serie di azioni che abbiamo messo in campo noi come sistema associativo per portare le nostre imprese sui mercati internazionali, e che stiamo appunto continuando a fare in maniera metodica e strutturata. Crescono gli investimenti. E anche su questo abbiamo dei dati significativi. Peraltro oggi l'Istat ha comunicato il dato della produzione industriale nel primo trimestre 2017, più 0,7%, quindi un dato anche questo migliorativo rispetto alla stessa stima che il nostro centro studi aveva fatto di più 0,5% lo scorso mese. Quindi diciamo, c'è comunque un clima sicuramente molto positivo. Anche su questo le misure del governo che hanno adottato i governi negli ultimi anni hanno aiutato. Se penso per esempio alla Sabatini, al diciamo, credito d'imposta per la ricerca e innovazione, e soprattutto alle misure che fanno parte del piano Industria 4.0, quindi iperammortamento, superammortamento e tutta l'infrastruttura che stiamo creando, organizzativa, dei Digital Innovation Hub, i Competence Center, che devono supportare le imprese italiane in questa transizione al digitale ed innovazione dei processi di produzione, non soltanto dei prodotti. Questo dovrebbe consentirci un importante recupero di produttività
sulla quale purtroppo ancora l'Italia, per ragioni sia riguardanti il sistema imprenditoriale ma anche riguardanti il contesto istituzionale, è ancora, diciamo, arretrata rispetto ad altri paesi. Quello che vedo, quindi, il clima di fiducia, il clima positivo, mi sento di condividerlo. Capisco che i CFO italiani abbiano maggiori, diciamo, incertezze rispetto al futuro, rispetto invece a quelle che hanno i CFO di altri paesi. Non dimentichiamo che l'Italia sconta ancora un appuntamento elettorale verso il quale stiamo andando nella primavera del 2018, mentre altri paesi o hanno già affrontato questo appuntamento, affrontato con esiti anche positivi, penso all'Olanda, alla Francia, o lo affronteranno a breve, ma mi pare che, come la Germania, non ci siano grosse incertezze sui possibili esiti, quindi questo lascia intravedere, diciamo, dei percorsi governativi di un certo tipo che evidentemente rassicurano anche i CFO delle aziende. Ci sono degli elementi di incertezza? Sicuramente sì, questi riguardano sia l'Italia e, ripeto, l'appuntamento elettorale con la connessa instabilità politica è uno di questi, e quindi anche l'incertezza, anche se io mi sento di condividere l'auspicio dell'ambasciatrice Basile sul fatto che i futuri governi possano continuare sulla strada non soltanto delle riforme strutturali che noi sosteniamo senza se e senza ma anche sulla strada delle politiche economiche, dell'offerta, dei fattori che sono state intraprese con successo negli ultimi tempi, però ci sono appunto degli elementi di incertezza. Questo è il primo. Altri elementi di incertezza riguardano il panorama europeo e anche globale. È evidente che prima o poi il quantitative easing della BCE si allenterà e finirà, e questo avrà evidentemente delle conseguenze, soprattutto rispetto a un paese che ha, diciamo, dei problemi strutturali maggiori rispetto ad altri paesi. Abbiamo un tema enorme che riguarda il nostro debito pubblico, che va necessariamente affrontato sia con azioni di riduzione ma anche con soprattutto con politiche per la crescita, perché il nostro debito pubblico è aumentato esponenzialmente quando il tasso di crescita in Italia è crollato. Quindi la continuità di queste politiche economiche e soprattutto la continuità sulle riforme strutturali sono assolutamente fondamentali. Da parte nostra, e questo lo riconosco perché lo ha fatto prima di me ben più autorevolmente il mio Presidente, abbiamo un problema di composizione del nostro sistema industriale. C'è un'elevata frammentazione delle nostre imprese e dimensioni che ancora sono purtroppo troppo piccole per affrontare le sfide globali cui le nostre imprese non si stanno sottraendo. È vero quello che diceva l'ambasciatrice Basile, è il 20% delle imprese italiane quello che fa l'80% delle esportazioni. Noi ne siamo ben consapevoli, il mio Presidente cita sempre una statistica forse non esatta al centesimo, però comunque che dà la dimensione. Abbiamo il 20% delle imprese italiane che vanno molto bene, sono ipercompetitive e anche più produttive rispetto ai competitor tedeschi. Il 60% che è un corpaccione di imprese che opera, insomma, sta sui mercati, ma che deve fare un passaggio importante in termini di upgrade tecnologico e competitivo, un 20% che purtroppo non ce la fa. Quindi noi dobbiamo puntare su quel 20% che è avanzato e continuare a sostenerlo, ma dobbiamo fare in modo che quel 60% che sta in mezzo punti verso il 20%, top, e non verso il basso. Per questo servono una serie di politiche. Noi stiamo lavorando moltissimo sulla diversificazione delle fonti di finanziamento delle imprese, per cercare di creare alternative al credito bancario, che è stato la forma prevalente di finanziamento delle imprese negli ultimi decenni e che, quando è venuta a mancare, ha determinato un impatto sull'economia reale drammatico. Stiamo lavorando, abbiamo lanciato il progetto Elite con Borsa Italiana, a cui partecipano circa 400 piccole e medie imprese italiane che hanno la voglia di approdare sui mercati finanziari, sia quotandosi piuttosto che aprendo il capitale a strumenti di finanziamento diversi dal credito. Il governo ci ha supportati con una riforma della finanza d'impresa importante, che ha visto messi in campo molti strumenti finanziari che le imprese stanno imparando a conoscere, ad utilizzare. C'è voglia
degli investitori di investire nelle imprese, c'è voglia delle imprese di investire per crescere. In tutto ciò chiaramente scontiamo anche, come paese più debole rispetto ad altri paesi europei da un punto di vista finanziario, le incertezze del quadro globale, che di certo non aiutano e che sono molto maggiori rispetto a quelle che scontavamo fino ad alcuni anni fa, che vanno necessariamente gestite, vanno gestite non rinunciando ad alcuni, diciamo, dei cardini delle politiche europee, quindi l'apertura dei mercati, fair ovviamente, oltre che free, e su questo un riconoscimento va all'azione portata avanti dal Parlamento europeo sul dossier del MES Cina, che è stata di fondamentale importanza per l'industria italiana, e soprattutto bisogna puntare a sostenere la competitività dell'industria europea. E anche qui un riconoscimento importante al Parlamento europeo e al Consiglio sulla, diciamo, azione fatta a favore di una strategia di politica industriale che noi crediamo sia assolutamente fondamentale portare avanti in questo momento, proprio per sostenere la competitività del nostro sistema industriale. Se queste azioni andranno avanti, se il ritrovato clima, diciamo, a favore dell'integrazione europea sarà confermato, se ci saranno segni evidenti di questo, io penso che anche, diciamo, l'approccio dei CFO italiani possa sicuramente migliorare. Non ci sono elementi che ci lasciano dubitare di questa evoluzione positiva. Noi confidiamo e speriamo che così sia. Grazie. Grazie. Prima di arrivare a sentirli i CFO italiani, me lo sono tenuto per ultimo apposta, che volevo che sentisse tutti gli altri, essendo un po' lui il dottor Mannozzi il protagonista di questa indagine. Volevo sentire il dottor Buti, e riguardo a tutta questa voglia che diceva la dottoressa Bonucci degli imprenditori di arrivare ai mercati finanziari, voglia di investire per far crescere in questo panorama un po' incerto sul quale pesa la Brexit, come ha ricordato l'onorevole Gualtieri. Ecco, ovviamente la Commissione sta lavorando su tutto questo, ma se lei potesse decidere lei su che cosa concentrarsi per sostenere il clima di ottimismo che, diciamo, si sta riaffermando in Europa, su cosa punterebbe? Bene, grazie della domanda e grazie dell'invito in primo luogo. C'è un notevole consenso fra quello che abbiamo ascoltato nel primo panel e quello che ci stiamo dicendo adesso. C'è un'atmosfera che obiettivamente è migliore rispetto a non solo ai periodi più cupi della crisi, ma anche soltanto ad alcuni mesi fa. Io ero ad Amburgo la settimana scorsa al G20, chiuso per una settimana nel perimetro, assediato da tutti gli altri. E obiettivamente, se io prendo l'atmosfera che c'era a Amburgo la settimana scorsa e 6-8 mesi fa al summit di Hangzhou in Cina, sempre il summit del G20, c'è una considerazione generale e anche una percezione dell'Europa che è totalmente diversa. Cioè, siamo passati sostanzialmente da essere un po' l'epicentro della crisi a qualcuno ci vede addirittura come un po' un'ancora di stabilità all'interno dell'economia mondiale, della governance mondiale, che è, come dire, un cambiamento radicale. Questo significa anche che bisogna fare molta attenzione, perché l'erraticità dei comportamenti può riportarci poi in condizioni difficili se non facciamo le scelte giuste. La ripresa c'è, la ripresa si sta estendendo la più sincronizzata da parecchi anni, quindi anche paesi vulnerabili che sono rimasti indietro durante la crisi e anche negli anni precedenti, come ti stanno un po' riallineando rispetto agli altri. C'è anche una crescita che crea lavoro, che è importante. Si è detto 10 milioni creati in Europa, 10 milioni di posti di lavoro dal 2013, c'è la disoccupazione che è per l'Unione nel suo complesso sotto l'8%, che è sempre molto elevata, però è la più bassa da 10 anni a questa parte, il che, come dire, ci rassicura. Ora, bisogna non essere troppo rassicurati in realtà, perché c'è una legge, ci sono due leggi del management della politica economica. La prima è che
gli errori peggiori si fanno in tempi buoni. Secondo, che è un po' un corollario, è che per fare le riforme difficili bisogna aspettare di essere con l'acqua alla gola. Allora, se come dire, non si cambiano le reazioni, la funzione di reazione naturale, si rischia di essere, di incorrere e sbattere contro queste leggi della politica economica. Sulle priorità, e qui il punto, credo ci siano e ci sia un accordo notevole, tra l'altro, tra il messaggio che arriva dai CFO e quello che stiamo facendo in Europa e quello che stiamo raccomandando anche per l'Italia. C'è una necessità di una strategia globale che ha una dimensione europea / zona euro e una dimensione nazionale. Citavo poi il G20 perché c'è la terza dimensione globale su cui abbiamo noi notevole responsabilità, come dicevo precedentemente, abbiamo lavorato durante la settimana scorsa per creare un ambiente che resti favorevole a una crescita dell'impresa, una crescita dell'economia. Cioè, una delle battaglie fondamentali la settimana scorsa, con risultati almeno sulla carta relativamente rassicuranti, è stato sul commercio e tenere un'economia aperta, perché questo è una condizione sine qua non. Tra l'altro avete visto con un rimescolamento delle alleanze che è abbastanza sorprendente se uno guarda un po' gli atteggiamenti naturali. E il secondo punto, un messaggio molto forte come opportunità di crescita anche nella lotta ai cambiamenti climatici. Quindi questa è la dimensione globale. Per quanto riguarda la dimensione europea, e qui in qualche modo mi collego anche a questa diversa percezione fra il nord e il sud, bisogna cercare di creare dei ponti fra queste diverse sensibilità. Queste si esprimono con risk sharing e risk reduction, che vuol dire un po' la stessa cosa, fra solidarietà e responsabilità. In realtà, queste antinomie devono essere superate. Quindi la proposta della Commissione, le proposte, le opzioni della Commissione nei vari paper di riflessione che abbiamo pubblicato nell'ultima settimana, incluso quello sull'Unione Economica e Monetaria, hanno proprio come obiettivo quello di creare dei ponti fra queste diverse sensibilità. A livello europeo credo che la cosa fondamentale adesso è di concludere e di completare l'unione bancaria. Questo è assolutamente fondamentale. Se non riusciamo a adottare un LEDIS proposto dalla Commissione che ha arrancato fino ad adesso nelle negoziazioni e nei triloghi. Se non riusciamo... Magari triloghi, insomma, mettiamoci in una dimensione positiva. E poi l'altro, che è sul il secondo pilastro dell'Unione bancaria, ecco, questi sono i due punti fondamentali perché... non possiamo restare in mezzo al guado sull'unione bancaria e procede anche sull'unione dei mercati dei capitali. Unione dei mercati dei capitali proprio perché in relazione a quello che diceva anche Roberto Viola prima sul tipo di investimenti di cui abbiamo bisogno, le banche non finanziano quel tipo di investimenti lì, in cui tu hai un collaterale molto etereo e delle eccellenti idee. Questi sono i mercati dei capitali che finanziano questo, per cui bisogna procedere speditamente in quella direzione lì. La seconda cosa, e questo dovrà trovare in qualche modo la compensazione nella indicazione delle priorità, è di avere un bilancio europeo, quindi risorse europee pluriennali che sia adeguato rispetto ai nuovi beni pubblici europei. Quindi quello che c'è necessario per la sicurezza, per la
politiche migratorie e per gli investimenti, diciamo, di nuova generazione, basandosi sul successo del piano Juncker per gli investimenti, che dovrà essere rafforzato ulteriormente. Quindi questa è un po' l'agenda europea a grandissimi tratti, e poi c'è la dimensione nazionale anche che è fondamentale. Una battuta su questo. Una battuta su questo è che noi adesso siamo contenti che l'economia europea va meglio, che l'economia italiana va meglio, ma anche se aggiorniamo le previsioni sulla base dei risultati del primo trimestre, resta un gap fra la zona euro e il resto dell'Europa e l'Italia che è di 0,6-0,7 punti percentuali, e questo non è quest'anno soltanto. Se uno va indietro fino alla fine degli anni, all'inizio degli anni, inizio anni 90, noi abbiamo un gap fra Italia e il resto della zona euro che tra l'altro non ha avuto una prestazione brillantissima, per cui non è che il benchmark sia stellare, no? Noi abbiamo un gap che è fra mezzo punto e un punto e un quarto. Questo è sistematicamente durante tutti gli anni. Questo significa che ci sono dei nodi strutturali che sono assolutamente fondamentali, e le riforme sono quelle, tra l'altro, indicate in termini di priorità anche dai CFO, e quello che abbiamo noi ripreso nelle raccomandazioni specifiche per paese che abbiamo messo e che il Consiglio adotterà sono quelle che avete visto nei nostri documenti: lotta alla burocrazia, mettere le finanze pubbliche in sicurezza, fondamentale rassicurare tutti quanti sulla discesa del debito pubblico, ridurre i non performing loans. Adesso con questa operazione sulle banche abbiamo cominciato a far questo, circa un sesto dei non performing loans sono stati messi via adesso con questa operazione sulle tre banche. Queste sono le priorità. In realtà non c'è nulla di sorprendente, l'unica cosa è queste riforme, è di farle speditamente. Grazie. Scusate, ma abbiamo veramente pochissimi minuti perché abbiamo avuto un ritardo iniziale e in cui dobbiamo far entrare tre persone. La prima è il dottor Mannozzi, che appunto è un vero direttore finanziario del gruppo Ferrovie. Lo confermo. In carne ed ossa, a quale vorrei chiedere, ha sentito Parlamento, Commissione, Confindustria, così, che cosa si aspetta? Le preoccupazioni che sono emerse, lei personalmente le condivide da parte dei suoi colleghi, e cosa si aspetta da chi ha sentito fino adesso? Allora, rapidissimo, sì, poi per un ferroviere essere messo in una condizione di ritardo col rischio di peggiorarlo è la condizione peggiore veramente da vivere, però dico, farò fronte anche a questo. Dunque, intanto ci tengo a sottolineare il fatto che al di là del ruolo di uomo dei numeri del gruppo Ferrovie dello Stato italiano, che è un gruppo che ovviamente punta molto sul sostegno generale dei mercati, dell'economia, e che sta performando bene non da oggi, puntando molto sull'internazionalizzazione, che è un tema che peraltro sulle regole del gioco e sulla possibilità di giocare in modo coerente nei diversi stati dell'Europa conta molto. Io sono qui anche col mio cappello di presidente dell'ANDAF, che è l'Associazione Nazionale dei Direttori Amministrativi e Finanziari, e quindi sicuramente rappresento un buon numero dei CFO che hanno risposto alla survey di Deloitte, che ringrazio anche perché ormai sta diventando una consuetudine essere presente in questo momento di commento dei risultati delle survey. E cosa si aspettano i CFO? Intanto mi viene da dire che nel misurare gli aspetti positivi che sicuramente ci sono, io credo che ci sia da capire bene, uso una metafora molto, molto rapida che penso possa spiegare il mio pensiero. Io credo che dopo tanti anni di difficoltà, di crisi, di sentirsi sempre questa specie di cappa negativa sulle spalle, è come quando uno desidera uscire da casa e ci sono 2, 3, 4 settimane di brutto tempo. Alla fine, anche se piove ancora un po', uno dice, senti, sai che c'è, io esco. Allora mi spiego meglio. Non c'è dubbio che abbiamo, e cominciamo a sentirli,
e viene fuori dalla survey, tutta una serie di segnali positivi che vanno interpretati quindi in modo assolutamente buono e possono essere e sono la base di, per le aziende che i CFO rappresentano, di scelte anche di investimento, scelte strategiche che puntano a essere più coraggiosi rispetto forse a qualche mese e qualche anno fa. Però ecco, l'attenzione che sentivo prima nominare in termini di valutazione ancora un po' diciamo attenta dei segnali, credo che sia importante, nel senso che forse la survey stessa dà un po' questi segnali di voglia di esporsi, che le aziende sicuramente, io lo sento anche all'interno di Andaf, stanno vivendo come momento positivo, però certo l'elemento della stabilità misurata su un tempo un po' più lungo rispetto a quello che cominciamo in parte a vivere è l'elemento secondo me determinante per il vero passo di volta. E quindi quando dico stabilità vuol dire riuscire a lavorare bene come aziende, quindi ovviamente c'è un fatto anche manageriale dietro, di cultura manageriale, di investimento su persone che sappiano diciamo portare avanti anche la valutazione del rischio che c'è sempre dietro le scelte strategiche di un'azienda in qualsiasi contesto, in modo valido e professionalmente corretto, ma anche il fatto che le istituzioni a livello nazionale e internazionale garantiscano, diciamo, un quadro di regole del gioco, come dicevo prima, più equilibrato e soprattutto più integrato, è certamente uno degli elementi che ci aspettiamo di poter leggere nel breve, medio e possibilmente lungo termine, che è una grande sfida. Si è detto prima, quindi cerco di essere molto veloce nel nominare i capitoli che secondo me tengono, che tengono un po' in apprensione i CFO e le aziende, è il tema certamente delle politiche fiscali e quindi dell'integrazione delle politiche fiscali all'interno della Comunità Europea, dove ancora oggi è estremamente frammentato lo scenario. C'è un tema di credito e di mercato dei capitali, è stato appena detto, che poi tocca non tanto forse i grandi gruppi come può essere il gruppo Ferrovie dello Stato, ma io penso ai CFO e ai direttori amministrativi delle medie e piccole imprese che ancora lottano spesso e volentieri con la difficoltà di finanziare in qualche modo gli investimenti o comunque la crescita delle loro aziende. C'è un tema quindi, se vogliamo, di sostegno all'internazionalizzazione che possa nascere da anche la capacità di anticipare la lettura di alcune sfide che tutti i business stanno affrontando. Il tema della digitalizzazione, che è stato nominato all'inizio, è uno degli aspetti che certamente deve trovare qualche elemento di regola più chiara, altrimenti rischia di essere veramente disruptive, come si dice, senza che le aziende possano invece cavalcarlo come un elemento sicuramente positivo di grande crescita per il futuro. E quindi, voglio dire, il ruolo del CFO, che è sempre di più quello di compagno del CEO nell'accelerazione del business, non può non passare da un quadro di regole del gioco che siano diciamo un po' più stabili e che permettano di guardare un po' più in là dell'anno o dei due anni per poter pianificare investimenti. Penso soprattutto alle aziende molto capital intensive, io ne rappresento una che è però molto grande, quindi ha certamente la capacità d'urto che le permette di affrontare, diciamo, con forza anche momenti difficili come quelli del recente passato e comunque ancora in parte quello attuale, ma penso alle aziende industriali in Italia, ce ne sono molte, medio-piccole, che ovviamente di fronte a asset tangibili, significativi da dover in qualche modo finanziare e far fruttare, insomma, senza regole chiare rischiano di avere ovviamente il beneficio di questo momento positivo potrebbe rischiare di essere perso in breve tempo. Grazie. Adesso il nostro ospite chiuderà in 30 secondi, dimostrerà come si fa qui rapidamente a Bruxelles, e dopo il... Così come aperto, chiude rapidamente. Prego, onorevole Sarini. Ma io penso che noi non dobbiamo confondere
confonderci le idee su chi è il nemico di tutta questa ricchezza di cui stiamo parlando. Noi parliamo spesso di populismi, magari anche dimenticando cosa sono i veri populismi, hanno una storia un po' diversa da quella che noi oggi raccontiamo. Bisogna andare a vedere un po' la storia di fine 800 del Nord America per capire di cosa si tratta. Il vero nemico è il sovranismo analfabeta che tante volte parla di cose che non conosce e che non parla della realtà nella quale siamo calati. La realtà nella quale siamo calati è una realtà che deve riparlare di Europa in maniera solida. Noi abbiamo reagito alla caduta del muro di Berlino con Maastricht. Non è abbastanza. Quando è caduto il muro di Berlino abbiamo avuto di fronte a noi la chiarezza di un compito politico che oggi è il primo compito che ha l'Europa. Di fronte a quello, regole certe in ambito economico, senza fare gli sciocchi, perché io non posso più, io sono un assiduo frequentatore delle imprese lombarde e del nord perché vengo da lì e non posso andare in imprese eccellenti lombarde e non solo, italiane che fanno prodotti, l'ultima volta mi è capitato in un'azienda lombarda che fa chiusini per strade e non solo, e sentirmi dire sistematicamente che so che le grandi industrie, anche a partecipazione statale italiane, se comprassero il chiusino bello italiano europeo e non lo comprassero cinese, non toccherebbe minimamente il loro bilancio la cosa, ma avrebbero dato adito ad una grande industria italiana di continuare ad esistere, dar lavoro a giovani e capaci, intraprendenti. Allora se cominciamo ad avere anche il coraggio, meno spocchia tra di noi, soprattutto noi politici, mettendo a tema anche cose così piccole ma così decisive, oltre a fare politica europea seria, tapperemmo la bocca a tutti quelli che parlano male di Europa e non sanno di cosa parlano. Grazie. Adesso veramente l'ultimo intervento, che apre anche a una parte un po' più leggera del nostro incontro, ma non meno interessante, è il dottor Crescentino, Chief Risk Officer di Deloitte. Grazie, buongiorno a tutti. Devo dire sì, come Global Risk Officer di Deloitte credo che il mio compito fondamentale, più che chiudere i lavori della mattinata, sia quello di proteggerci dall'onda d'urto di quelli che stanno cercando di entrare, quindi vediamo di farlo rapidamente. Sentite, allora, certamente non ho intenzione di tirare le fila, primo perché commetterei un peccato di grave presunzione, non ho la pretesa di aggiungere alcunché a quanto è stato detto fin qui. E quindi voglio dire, da questo punto di vista, insomma, voglio dire, me ne guardo bene. Secondo perché appunto siamo veramente coi secondi contati. Quindi un ringraziamento a tutti, e non faccio nomi perché me ne manca il tempo, ma veramente grazie a tutti quanti per la partecipazione, grazie agli ospiti, all'onorevole Salini che ci ha ospitato, ai relatori che hanno partecipato, agli amici di Confindustria e del gruppo di iniziativa italiana. L'unico messaggio che volevo condividere con voi in chiusura è questo: per noi questa è una prima esperienza su Bruxelles e quindi la attendevamo con trepidazione e siamo interessati ai vostri ritorni, a un vostro feedback, a una vostra valutazione, e troveremo il modo di cercarlo. Non sono io a doverlo dire, ma mi pare che sia andata bene, nel senso che credo che il dibattito sia stato un dibattito di spessore, la partecipazione è una partecipazione credo molto buona. Noi siamo ormai presenti da un paio d'anni in pianta stabile su Bruxelles, stiamo sviluppando una serie di iniziative a livello italiano, credo importanti in questo, ce ne parlerà il nostro CEO per Deloitte Italia nel momento conviviale che segue subito dopo, ma la scorsa settimana un Innovation Summit di grande importanza, di grande rilievo anche politico-istituzionale, qualche mese fa uno Strategy Council, quindi anche un'immagine e un ruolo di un'organizzazione come la nostra molto diversa dall'immagine tradizionale di una struttura di servizi professionali molto orientata a fare il proprio lavoro, a servire i propri clienti e ad essere invisibile. C'è un chiaro indirizzo strategico da parte nostra. Cito tre dati che vi consentono di capire perché per noi questo è importante. Deloitte è un'organizzazione che conta dalle 5 alle 6 mila persone in Italia, ma quasi 250 mila a livello mondiale. Circa la metà di queste 250.000 persone, che sono tutte persone ad alta qualificazione professionale ovviamente, sono persone al di sotto dei 30 anni.
Deloitte è un'organizzazione che, facendo le medie del pollo, assume una persona e quindi un laureato ad alta qualificazione professionale ogni 8 minuti nel mondo. Quindi fate il conto nel tempo in cui noi siamo stati qui, il contributo che nel nostro piccolo siamo riusciti a dare, no? Ai problemi dell'occupazione giovanile qualificata in particolare. Allora, un'organizzazione così non può non essere presente su certi temi, non può non facilitare un dialogo fra il mondo delle imprese che noi serviamo tutti i giorni e il mondo pubblico e il mondo politico istituzionale. Ci sono altre iniziative in cantiere, se avrete, come dire, la voglia, la pazienza, l'attenzione di voglio dire, continuare ad ascoltarci, credo che avremo altre occasioni di incontro, speriamo siano altrettanto interessanti. E con questo, prima di essere, come dire, travolti dalla marea, credo che ci dobbiamo spostare 3 piani sotto per un momento conviviale in brasserie. Grazie a tutti.